Lei ha due nastri chiaramente visibili sul lembo. I flare più potenti sono con questa struttura, ne abbiamo visti anche di meno potenti, addirittura di classe C5, ma questo ha superato M già da un po', e la sua debolezza rispetto alle strutture al centro è ingannevole perché, trattandosi di una struttura al lembo, c'è molto assorbimento. Ed è il flare che è nato a seguito del flare centrale qui del Sole, su AR 3883, 8:55 del giorno 7 novembre.